In questo video parleremo dello sconto in fattura per i pannelli solari per fare acqua calda, il cosiddetto solare termico o collettori solari. Come funziona lo sconto in fattura? Prima ancora, come funziona il credito d'imposta per il solare termico? Innanzitutto, per installare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, sia ai fini sanitari, cioè per cucinare, per farsi la doccia, per lavarsi, sia ai fini anche industriali, cioè se a qualcuno gli serve l'acqua calda per lavare, piuttosto che l'acqua calda per un processo industriale di riscaldamento, è possibile installare, ovviamente sopra il tetto, sopra la copertura, un impianto a collettori solari che catturano l'energia termica del sole, riscaldano un fluido termovettore, in genere acqua con glicol anticongelante, e trasportano il calore tramite l'acqua calda a un impianto di accumulo da cui poi viene presa o ai fini di acqua calda sanitaria o ai fini del processo di produzione. Questo tipo di impianto è incentivato anche in un fabbricato ex novo, anche in un fabbricato che non ha l'impianto di riscaldamento, in qualsiasi tipo di fabbricato. Ovviamente deve essere dimensionato alle necessità. E per l'ecobonus del 65% c'è la possibilità di chiedere il credito d'imposta. Supponiamo l'impianto costa 10.000 euro, può costare da 3-4 mila euro fino a 100 mila euro, a seconda delle dimensioni, c'ha ovviamente il suo investimento. Su questo investimento è possibile chiedere il credito d'imposta del 65% sull'investimento, quindi se 10 mila euro, 6.500 euro, a condizione che l'impianto solare rispetti certi requisiti, in particolare due: il pannello che abbia delle caratteristiche di performance, cioè di catturare l'energia del sole tramite un parametro che si chiama Kmax, e abbia 5 anni di garanzia, e anche il serbatoio di accumulo abbia 5 anni di garanzia, e quindi contro la corrosione e così via. Poi può essere a circolazione forzata oppure può essere a circolazione naturale, ci sono varie tecniche. Ci sono altri requisiti che vanno verificati, se è un privato o se è un'azienda e così via. Una volta soddisfatti questi requisiti, la pratica viene caricata sul portale Enea e quindi vengono riconosciuti 6.500 euro di credito d'imposta in 10 anni, a partire dal secondo anno fino all'undicesimo compreso. Cosa vuol dire lo sconto in fattura? Che il nostro fornitore ci fa la fattura di 10.000 euro, supponiamo IVA compresa, e per il pagamento dice: 6.500 euro te lo sconto in fattura e il credito me lo prendo io fornitore. Te mi devi pagare 3.500 euro. Perché sia possibile tutta questa procedura, è necessario che la procedura di pagamento sia fatta con un bonifico in cui sono riportati alcuni dati: i dati del beneficiario, codice fiscale, i dati del riferimento della legge, i dati del fornitore con il suo codice fiscale, i dati della fattura. Tutta questa procedura viene verificata dall'amministrazione e dai tecnici del fornitore, quindi sollevando te beneficiario da ogni incombenza, e pensa lui a prendere questo credito d'imposta. Ovviamente nel suo prezzo di vendita di 10.000 euro avrà considerato una certa quota di tutte queste incombenze e interessi compresi. Bene. In questa maniera però che cosa succede? Che tu hai realizzato il tuo impianto di solare termico per la produzione di acqua calda e hai pagato soltanto l'importo al netto del credito d'imposta. Bene, se ti è piaciuto anche questo video, iscriviti al nostro canale e sarai avvisato ogni qualvolta ci sarà un nuovo video.